A muso duro rispetto a tutti e a tutti, il Polo Civico prende le distanze dal sindaco Ruvolo, ma anche dal Consiglio Comunale. Tutti voltafaccia che in questi anni hanno fatto il salto della quaglia, ognuno si sente partito depositario della verità. Così Michele Pilato sul Consiglio Comunale e sui consiglieri comunali, mentre invece Marina Castiglione ha parlato dei punti di rottura in termini di un percorso che va avanti da tempo, con numerose mozioni scritte e disattese dall'intero Polo Civico. Anche gli altri partiti, soprattutto il PD, sono stati nominati ed è stato più volte menzionato durante la conferenza stampa il Partito Democratico come la componente dell'alleanza che non ha mai creduto al progetto civico. Anche sulla Presidente del Consiglio non hanno risparmiato appellativi, infatti Michele Pilato ha detto la Presidente del Consiglio che continua a rimanere al suo posto nonostante tutti quelli che l'hanno votata sono passati ad opposizione e non può o meglio che ha portato avanti solo dopo 3 anni in Consiglio Comunale il regolamento della partecipazione. È stata presa ad esempio negativo anche la quinta commissione consiliare che si fa organizzatrice di eventi, ha detto Michele Pilato, per poi innescare l'anno successivo candidature regionali. Noi restiamo quelli che siamo e restiamo dove siamo perché siamo a casa nostra, così Marina Castiglione ha ribadito durante la conferenza stampa che lo strappo è stato veramente doloroso. Non è un atto di legittimazione contro Ruvolo, ha detto Piero Cavaleri, ma un atto di amore nei confronti della città, ha ribadito e ha detto in più: mi sono dimesso perché mi sono accorto che il metodo era carta straccia e questo, quando il metodo diventa carta straccia, io non ci metto più la faccia. Adesso è arrivato il momento del distacco. La mia posizione rimane quella della maggioranza, di stare all'interno della mia maggioranza, all'interno del mio gruppo consigliare che è Intesa Civica Solidale, però con una diversità rispetto a prima. Voglio operare, ancora, voglio farmi garante di quel metodo che da un periodo in qua non è stato rispettato ed è per questo che oggi con forza rivendico quel metodo. E cerco con forza e con determinazione di portarlo avanti, metodo che ho sposato anni e anni fa, metodo che con forza continuo a ribadire che voglio e a cui credo fortemente. E come ho detto in conferenza stampa, se questo metodo e questa mia determinazione non viene ascoltata, sono pronta con serenità a dimettermi, andare via, lasciare la poltrona e andare via. Continuare il mio percorso anziché all'interno o dall'esterno, continuando a credere al progetto che ho sempre sostenuto Lei e ha con detto che farà decisione. da pungolo, cosa vuol dire? Che porterò in campo tutte quelle azioni che faranno sì che si ricominci a riconoscere nuovamente quel metodo che forse è stato dimenticato, tutte quelle azioni che fanno sì che il nostro progetto di partecipazione sia riconosciuto adesso anche fuori, oltre che all'interno del palazzo. Voterò quello che è giusto votare per i miei cittadini. Voglio ribadire, io non sono contro nessuno, ma sono per la città, per i cittadini, per il progetto che ho sempre sostenuto e continuo a sostenere.